E sta decollando in questo momento da Pisa il primo volo umanitario della Protezione Civile Italiana, a bordo sistemi avanzati di ricerca e soccorso, medici, unità cinofile. Giovanna Cucè. Il rumore che si alza dai magazzini aperti fin dall'alba racconta l'aiuto che arriverà dall'Italia. 10 tonnellate di attrezzature e poi uomini, 42 vigili del fuoco, 7 infermieri, 2 medici. È quello che in gergo tecnico si chiama Modulo Internazionale USAR, una squadra specializzata nella ricerca e nel soccorso di persone intrappolate nelle macerie. Partono da Pisa, da questo che è il centro nazionale di addestramento. Il volo noi l'abbiamo organizzato su Adana, che è la parte più prossima alla zona epicentrale. Poi ovviamente lì ci sarà il coordinamento in loco che distribuirà il personale. Un team sempre pronto a partire verso ogni angolo del mondo. Non esistono confini, ma esiste soltanto gente da salvare. Soccorso tecnico e medico insieme sono gli esperti dei disastri. Abbiamo la capacità di fare ricerca e soccorso in ambito urbano tra le macerie e di avere una struttura di coordinamento di altri team internazionali che interverranno sul luogo. I cani e i loro addestratori li abbiamo visti decine di volte muoversi tra le macerie dei terremoti che hanno segnato anche il nostro paese. Domani li vedremo tentare tutto per tutto in Turchia.